Salendo verso il passo della Mendola arriviamo a Ruffré, il paese dei Masi. Sembra di essere in Alto Adige perché appunto la struttura è quella dei Masi sparsi. E in uno di questi antichi Masi facciamo la conoscenza di Dennis Trevisan e della moglie Sonia, che assieme portano avanti questo piccolo allevamento. Come nasce la vostra passione per l'allevamento delle capre? Sì, la passione nasce al momento di 5 anni fa circa. Abbiamo preso queste due caprette per le bambine, loro volevano un cavallo, però il cavallo in stalla non ci stava e allora abbiamo optato per queste due caprette. Sappiamo che vieni da un altro settore, quello dell'edilizia, e quindi questa è un'attività part-time che però è diventata un'attività economica. E voi avete un piccolo punto vendita e fate anche alcuni mercati contadini. Sì, qualcuno facciamo, non tantissimi perché la produzione è talmente poca. Buongiorno. Ciao. Guarda, cacciottini di formaggio non neanche tanto. Fammi assaggiare un po'. Adesso ti faccio assaggiare, sì. Facciamo. Fresco? Questo è un po' particolare, però stagionato. Che cos'era? Io. Vediamo queste capre Sanen. Le capre Sanen vengono dal centro Europa. Sì. È una razza anche produttiva, diciamo. Sì, siamo su una produzione di circa 3 litri di media, 3 litri al giorno. E quali sono i formaggi che sappiamo vengono prodotti da tua moglie, la Sonia? Sì, i formaggi facciamo il normale, il classico, la cacciottina classica. Poi li facciamo speziati con le noci, con il peperoncino, con l'erba cipollina, facciamo la ricotta. E vediamo anche dei formaggi più stagionati. Sì, beh, quelli facciamo che quello che avanza, insomma, lo stagioniamo e rimane là finché. Devo dire che sono dei formaggi molto saporiti e quindi ci complimentiamo per questa attività che è anche un'attività artigianale. Sei riuscito a trasferire la tua passione per l'artigianato anche nell'azienda agricola? Sì, ci stiamo provando, insomma, l'edilizia è un po' ferma, però abbiamo trovato anche questa soluzione qui. L'agricoltura è importante per questi luoghi, per il presidio che garantisce? Sarebbe molto importante. Molto importante perché, insomma, è l'unica, è una fonte, una gran fonte di reddito. In questo momento è anche un po' di crisi. E dà speranza anche a famiglie giovani. Esatto.